trovati dalla redazione di Cosmopolis News. La polizia locale di Taranto è intervenuta nelle scorse ore presso lo stabilimento Ex Ilva a seguito della segnalazione da parte di alcuni lavoratori del siderurgico, riscontrata infatti la perdita di minerali da alcuni camion all'interno della fabbrica. Gli agenti hanno coordinato i mezzi spargiacqua per scongiurare il pericolo di spolverio. Sul posto presente anche lo Spesal. Nello stesso frangente l'assessore all'ambiente Francesca Vigiano, i consiglieri comunali Paolo Castronovi, Antonio Lenti e Michele Mazzarini hanno effettuato un sopralluogo. Non arretreremo di fronte a questo ennesimo episodio, ha dichiarato la Vigiano. La città merita risposte anche da parte del governo. Il personale della divisione anticrimine di Taranto ha dato esecuzione al decreto emesso dal Tribunale di Lecce a carico di un 35enne tarantino, ritenuto membro di un sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, riciclaggio e altri reati ed attualmente latitante. Il provvedimento, presentato dal questore di Taranto Massimo Gambino e dal procuratore della Repubblica di Lecce Leonardo Leone De Castris, giunge al termine di un'articolata attività investigativa. L'uomo avrebbe accumulato, infatti, tra il 2010 e il 2022 beni al di sopra della sua capacità di reddito, sequestrati al 35enne, beni per oltre 1 milione di euro, depositi postali e 9 immobili situati a Taranto. Oltre a questo anche 2 società e una ditta. Coinvolti anche alcuni componenti del nucleo familiare dell'uomo che avrebbero collaborato con lui nelle attività illegali. Nessun ripensamento sulla vicenda dell'ex direttore dell'ufficio postale responsabile di aver posizionato nel bagno delle donne una telecamera, si è espresso nella giornata di ieri il Tribunale del Riesame di Taranto, confermando gli arresti domiciliari per l'uomo e rigettando il ricorso presentato dall'avvocato Luigi Semeraro, difensore dell'indagato. La Gazzetta del Mezzogiorno precisa che la decisione è stata assunta dal collegio presieduto dal giudice Patrizia Todisco, che ha confermato la misura cautelare predisposta dal GIP Maccagnano su richiesta del pubblico ministero Mariano Buccoliero a coordinamento delle indagini dei finanzieri. Malgrado le tesi difensive, il collegio ha respinto la richiesta. L'uomo resterà dunque ai domiciliari. Ennesimo episodio di maltrattamento nel Tarantino. Nella giornata di mercoledì un uomo di 57 anni di Carosino, rientrato a casa, avrebbe aggredito la moglie al culmine di un litigio. L'uomo avrebbe colpito la donna al volto con un pugno per poi stringerle la gola come per soffocarla. La vittima è riuscita a scappare in strada, scalza, rifugiandosi dai vicini. Da lì ha allertato i carabinieri. Giunti sul posto, i militari della stazione di San Giorgio hanno ricostruito la vicenda, fatta di episodi di violenza durati anni. Il 57enne infatti da lungo tempo sottoponeva la moglie ad abusi fisici e verbali, facendola vivere in un costante stato di paura e soggezione psicologica. L'uomo è stato arrestato, per lui predisposti i domiciliari presso un'altra abitazione. Diffondere la legalità tra i giovani a rischio. Questo è l'obiettivo di Orizzonti di Legalità Taranto, presentato questa mattina nella Sala degli Specchi di Palazzo di Città. Il progetto rientra nelle attività del bando finanziato dalla Regione Puglia, Bellezza e Legalità, e ha visto la partecipazione di circa 20 minori a rischio devianza e in situazioni di disagio sociofamiliare coinvolti in attività laboratoriali, nell'ambito delle quali hanno appreso nozioni e competenze di nautica, teatro e making. Un'opportunità di socializzazione ma anche di educazione civica e legalità. Noi uffici giudiziari minorili, sia procura che tribunale minori, siamo chiaramente deputati a seguire il benessere dei nostri ragazzi, non soltanto nel momento in cui chiaramente impattano l'area del penalmente rilevante, ma anche in una fase precedente. E questo progetto è particolarmente importante perché ha una finalità preventiva, cioè coinvolgere i ragazzi negli iniziative di educazione alla legalità attraverso il loro linguaggio, attraverso attività sportive, attraverso attività di gruppo, attraverso la conoscenza dell'altro e la responsabilizzazione, significa educarli al vivere civile, e questa è un'azione importante a livello di prevenzione della criminalità. Assolutamente sì, il Comune di Taranto non può che sostenere queste iniziative come partner di questo progetto che vede oggi la fine, ma preferirei non dire così.
così diciamo che partiamo da questo progetto proprio per prendere le mosse per una programmazione che vedrà impegnate le cooperative sociali con le associazioni che ovviamente hanno messo in campo tutta la loro attività per portare questi ragazzi all'interno dei teatri, all'interno delle istituzioni, per condurli anche in quelli che sono i laboratori velici, o addirittura a molti di loro hanno partecipato anche ai laboratori delle stampanti 3D. Quindi un modo innovativo per coinvolgere i ragazzi che si trovano in situazioni di fragilità, dei ragazzi a rischio. E quindi l'amministrazione comunale ringrazia assolutamente Europa Solidale e Salpiamo e l'associazione Lavoro e Legalità di Maruggio, che insieme sono riuscite a mettere a punto questo servizio coinvolgendo anche il territorio tarantino. La Guardia di Finanza di Taranto ha scoperto una frode per oltre 1 milione di euro nel corso di controlli sulla gestione di 18 apparecchi elettronici da gioco finiti sotto sequestro. È pari ad oltre 1 milione di euro, infatti, il prelievo unico erariale che sarebbe stato evaso da 2 associazioni culturali tarantine in relazione all'illecito utilizzo di apparecchi e congegni da divertimento in grado di corrispondere ai giocatori vincite in denaro. Questo è il bilancio di alcune attività ispettive svolte dalle Fiamme Gialle di Taranto a contrasto del gioco illegale e irregolare. I finanzieri hanno sequestrato 18 apparecchi di divertimento e intrattenimento non collegati alla rete telematica dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e segnalato all'autorità giudiziaria 2 persone. Il servizio meteorologico dell'aeronautica militare ha diramato nella giornata di ieri un nuovo avviso per fenomeni intensi. Nelle prossime 48-60 ore persisteranno delle ondate di calore con temperature massime oltre i 40 gradi su Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Si prevedono inoltre temporali intensi sulla Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il sud invece resta ostaggio della tempesta di calore data dall'anticiclone africano. A Taranto previste temperature fino a 40 gradi. Firmato questa mattina presso l'auditorium del Padiglione Vinci del Santissima Annunziata a Taranto il protocollo per l'assistenza domiciliare integrata, lo scopo rafforzare il servizio di assistenza sanitaria e sociosanitaria che permette alle persone fragili di vivere nel proprio ambiente familiare, lì dove le condizioni cliniche e personali lo consentano, in presenza di un caregiver. L'ADI comprende servizi domiciliari sia di tipo sanitario che socio-assistenziale. Questo protocollo viene da quello che è una cabina di regia che periodicamente vede insieme la direzione strategica aziendale e le organizzazioni sindacali per quelle che sono tutte le attività che riguardano la fragilità, che riguardano le persone anziane, ma anche e soprattutto ultimamente si è concentrata molto su quello che deve essere la programmazione per i PNRR, ovvero quello che è previsto dalla misura 5 e dalla misura 6, ovvero il domicilio come miglior luogo di cura. E quindi con le organizzazioni sindacali abbiamo messo a punto un protocollo che oggi sottoscriviamo per quanto riguarda proprio le cure domiciliari, che condividiamo, ma soprattutto per far sì che sia il più possibile fatto a misura di quelle che sono le esigenze dei cittadini. Un protocollo che segna comunque un punto di avanzamento per quello che riguarda l'assistenza domiciliare integrata. Noi oggi sul territorio abbiamo notevoli problemi di persone che hanno bisogno di essere assistite, ma parlo anche dei caregiver, di coloro che hanno questa necessità. Parlo anche di chi non ha i caregiver, anzi soprattutto di quelli. Quindi il fatto di estendere l'assistenza domiciliare da 5 a 6 giorni, a seconda di livello da 6 a 7, è un passo importante che però deve essere accompagnato con un'analisi di quello che è il personale oggi a disposizione. 2 nuovi giocatori per mister Ezio Capuano. La società ionica nella serata di ieri ha reso noto l'ingaggio di Ivan De Santis e Christian Dervisci. De Santis, che si è legato al club tarantino con un contratto biennale, è un giocatore classe 1997, cresciuto nel settore giovanile del Milan. Nel 2016 arriva per il neodifensore rosso-blu la prima esperienza in Serie C con la maglia del Catania. Nell'estate del 2021 viene acquistato dal Monopoli, ma fa successivamente ritorno alla Paganese
milanese nel mercato di gennaio. Nell'ultima stagione disputata con la maglia del Monopoli ha timbrato 31 presenze. Biennale anche per Dervisci, classe 2003, esterno cresciuto nel settore giovanile dell'Inter. Con i neroazzurri ha disputato le ultime due stagioni in Primavera 1 e si è laureato campione d'Italia nel 2022. Intanto il club ha comunicato che in data 6 agosto 2023 la formazione rossoblù disputerà un allenamento congiunto con il Sinti Albalonga presso il ritiro di Cascia alle ore 18. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo notiziario.